Salve amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro capitan Santenchan che vi parla e faccio un video estemporaneo su due piedi, anche perché come sempre ripeto non ne ho quattro. Volevo soltanto accennarvi al fatto che da anni ormai vedo sempre più video complottistici fatti su presunti complotti. E a volte ne inventano di belli, a volte interpretano la realtà come un complotto. Invece si fa uso e abuso del termine complotto, perché molte volte basterebbe sostituire il termine complotto a intriga politica, a accordi occulti fra parti politiche, programmi ed agende occulte di enti finanziari, politici, economici, di enti pubblici e privati, di industrie. Non necessariamente sono dei complotti. Per esempio, si dice che ci sia un complotto per controllare i mass media, che l'informazione sia controllata, che i programmi siano controllati, che gli spettacoli siano controllati per manipolare la mente delle persone. Ecco, può anche star bene, però i primi a farsi controllare sono gli individui. Quindi, se il complotto funziona, è perché la maggior parte degli italiani sono dei pecoroni e perché si adagiano. L'oppio del popolo italiano è il calcio, si sa, e se ne è fatta anche una speculazione con il calciomercato, che negli anni 50, 60 e anche 70 i giocatori di calcio non guadagnavano come oggi. Poi i giochi a premio, che sono un altro oppio del popolo, dopo le religioni. In Italia veramente ci hanno ossessionato con i giochi a premio. E chi obbliga gli italiani a rincretinirsi guardando il calcio o guardando i giochi a premio o seguendo l'informazione nei mass media? Chi li obbliga? Nessuno. Allora gli italiani sono vittime di un complotto mediatico o si rincretiniscono soli? Perché da un lato vediamo che ci sono queste teorie del complotto, no? E poi la gente che segue queste teorie si rincretinisce perché continua a guardare il mainstream, a guardare il contenuto dei mass media, a non cambiare la loro vita. Tanto poi si scusano: ah, sono ignorante, ah, non leggo, ah, non apro i libri, ah, guardo i programmi per le masse. Ma tanto. Tanto è un complotto, io sono vittima del complotto. Non funziona così. Se sai che c'è un complotto, che ti vogliono rincretinire, allora cambia, leggi più libri, cerca informazione, vai all'aperto, fai ginnastica, frequenta persone, non te la passare tutto il tempo davanti all'informazione di internet come ieri. Non passavi tutto il tempo della tua vita magari guardando la televisione, capito? Leggi, leggi, rileggi, invenia ora et labora. Quindi, care amiche e cari amici miei, altro che complotto. Ci vuole la vostra collaborazione. Non può esserci un complotto mediatico senza spettatori e spettatrici, senza gente passiva e inerme che magari
non filtra con il cervello, che non è una spugna per purificare il sangue come credevano i medici antichi, ma è una spugna per filtrare la realtà. È questo il cervello, capite? È una spugna per filtrare la realtà. Se voi non filtrate con l'uso della vostra ragione individuale, singolare e soggettiva la realtà, a che vi serve il cervello? Non vi serve a niente. Quindi non vi rifugiate nel comodo torpore del complotto. Il complotto ve lo state facendo voi soli ogni volta che siete inermi di fronte all'informazione che vi danno. Poi che ci siano degli enti che manovrano l'informazione è un'altra storia. Io infatti sono contro il canone Rai, ma è un'altra storia. Il complotto ve lo fate voi ogni volta che accettate supinamente la realtà. Questo per quanto riguarda il controllo mediatico, può essere sabotato da una sola persona. Voi, con la vostra coscienza, con il vostro libero albedrio, il vostro libero pensiero. E con questo, per il momento, chiudo sul tema complotto culturale. Dicevo, per il momento, chiudo questo tema del complotto culturale. Però ci sono altri complotti che in internet si questionano e c'è anche il noto e più ancestrale complotto economico o finanziario. Ci sono tantissimi video molto interessanti che poi hanno evoluzionato la tematica, per esempio di David Ice, perché l'hanno portata oltre il semplice complotto. Addirittura ci sono dei rettiliani, degli alienigeni. Adam Weishaupt stava in contatto con delle entità extraterrestri e lì si scopre che è una grande e autentica bufala. Perché dico questo? Beh, bisogna anche tenere presente che sì, tutta la storia del Rothschild, dei Bilderberger, è tutto vero. Però vi voglio ricordare che nel Medioevo la Chiesa diceva che il denaro era lo sterco del diavolo, quindi che i buoni cristiani non dovevano in poche parole toccarlo. I bancari o banchieri, designati dal clero e dagli aristocratici, erano gli ebrei che vivevano nei ghetti, per cui alla fine controllavano le emissioni di denaro controllando gli ebrei ghettizzati. Chi di voi ha visto il Marchese del Grillo saprà che per dimostrare, Marchese del Grillo interpretato dal grande Alberto Sordi, per dimostrare come si maneggiasse la finanza, come si maneggiasse il denaro, il Marchese del Grillo si fosse rifiutato di pagare al suo ebanista i mobili che gli aveva fatto produrre e lo portasse in tribunale. Quando il giudice gli chiedesse la motivazione, lui come unico argomento disse che i suoi antenati avevano costruito la croce di legno, il legno col quale avevano ucciso, dopo largo supplizio, Gesù Cristo, il Dio vivente. E quindi il giudice, gli fece vincere la causa al Marchese del Grillo interpretato da Alberto Sordi. Poi il Marchese del Grillo disse che aveva fatto tutto questo per dimostrare come si vulnerassero i diritti umani e pagò l'ebanista, cosa che invece molte volte nella realtà non succedeva. Ecco, quindi quando non si volevano pagare i propri debiti, perché i principi, fra cui anche il Papa che regnava nel centro Italia come un re, prendevano il denaro per fare le loro guerre, i loro giochi di potere e vivere bene. E poi quando non potevano pagare il debito, perché contavano con riavere il denaro dal bottino di guerra, semplicemente non pagavano il loro prestamista e addirittura lo potevano uccidere. Molti cambiavalute nel Medioevo dichiaravano, soprattutto nel basso Medioevo, che avrebbero preferito avere un banco nel mercato nel quale vendere cipolle e rape e cavoli piuttosto che fare il cambiavalute. Ma
le varie comunità ebraiche dei ghetti, per forza dovevano avere alcuni dei loro rappresentanti a fare il cambiavalute, che era l'attività di banchiere più diffusa nell'epoca, visto che in Italia, fra tutti gli stati statarelli medievali, contrade, contee, eccetera, avevamo centinaia di divise diverse. E quindi si vede come non era la finanza che controllava i governi, ma gli aristocratici. Tutti i vari nobili, principi, aristocratici, conti, eccetera, marchesi, baroni, che controllavano i cambiavalute. Adesso, con il Rinascimento, assistiamo a una rinascita del valore produttivo, quindi a una trasformazione del denaro, della sua importanza, per accelerare la produzione industriale, e vediamo come i cambiavalute diventano bancari o banchieri, ma sempre al soldo dei potenti, come per esempio lo Yor. Allora, lo Yor. Lo Yor c'ha dal 20 al 22% del patrimonio immobiliare italiano, 2.000 miliardi di euro, il 30% del patrimonio immobiliario di Roma, Roma Capitale. Poi c'ha il 70% del patrimonio all'estero, no, di quel 30% all'estero, il 70% all'estero, c'è 115.000 fabbricati, di cui poi all'anno riceve dagli 8 ai 10.000 testamenti, fra i quali ci sono immobili, fondi economici, c'hanno circa 7.500 miliardi di euro in oro. Lo Yor fino adesso è il principale azionista di Wall Street, altro che gruppi finanziari sionisti. Si mettessero tutti insieme, non fanno neanche la metà dello Yor. Allora ci sarebbe da chiedersi: la fortuna delle banche centrali europee e dei vari prestamista e dei vari banchieri o bancari ebrei, visto che erano costretti a fare i banchieri proprio dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che diceva che il denaro era lo sterco del demonio e che i cristiani non dovevano toccarlo, e la loro fortuna chi è che l'ha fatta? L'ha fatta la Chiesa Romana. Per conto di chi erano banchieri? Per conto della Curia Romana e dell'aristocrazia cristiana e cattolica. Col Nuovo Mondo si espandono i mercati e le borse, e quindi Wall Street, senza il Vaticano, perderebbe molto. E i Rothschild, i Rockefeller, e tutti quelli che vuoi sono bancari o banchieri del Vaticano. Dove sta il complotto? Sta anche nella Chiesa romana. Perché non si dicono queste cose? I Rothschild, i Bilderberger, i Rockefeller, non so, tutti quelli che vuoi te, che poi Rockefeller ha iniziato come imprenditore. Morgan e gli altri, beh, se maneggiano la finanza, la maneggeranno anche per conto della Curia Romana. Riflettiamo prima di parlare di complottismi e di non pensare sulle contingenze storiche.
Quindi un abbraccio, un saluto dal vostro Sant'Enchan e a presto. Ciao. Dal vostro capitano Sant'Enchan, un augurio di vedere le cose in modo migliore e di leggere di più, per informarvi. Se volete combattere dal sistema uscendone, fatelo con la vostra intelligenza, non con quella degli altri.